Bentrovati amici agricoltori a Battini Agri Informa. Come promesso oggi continuiamo a parlare del gruppo Same Deutz Fahr, più nello specifico di Deutz Fahr. Vedremo infatti le peculiarità della serie 6 e della serie 7. Presidente Battini. Diciamo che nello specifico parleremo, poi il mio collega parlerà di serie 6 e di serie 7, ma non ci dobbiamo dimenticare che Deutz Fahr ha lanciato a dicembre dell'anno scorso anche la serie 5, macchine da 100-130 cavalli, molto molto importanti per una provincia come Mantova, vocata alla finagione. Esatto, quindi vediamo le varie gamme. Le gamme, se andiamo appunto nello specifico della serie 6, quello che abbiamo alle mie spalle è una macchina nuova, quindi una macchina con il cambio a variazione continua, il TTV che contraddistingue Deutz Fahr da sempre. È una macchina, è una trasmissione soprattutto che ha festeggiato l'anno scorso i 10 anni di attività, una macchina molto molto affidabile e come Deutz Fahr serviva una macchina potente, ma che fosse nello stesso tempo molto molto compatta. Quindi con l'avvento di questo nuovo 660 crediamo di poter andare a rubare quote ad alcuni competitor che questa macchina ce l'hanno già da un po' di tempo. Il range di cavalli? Parte dai 130 cavalli sino ai quasi 200 cavalli con due versioni, appunto con la variazione continua e con il cambio tradizionale power shift, quindi con le gambe. Esatto, mentre per quanto riguarda la serie 7? La serie 7 è una macchina che ha intrinseca delle qualità leggermente diverse, nonostante la cabina montata sulla serie 6 oggi è la stessa cabina che monta la serie 7, quindi quella è praticamente la stessa identica, abbiamo lo stesso identico comfort, però nella serie 7, proprio perché è stato creato ed ideato per aziende agricole di un certo livello per conto terzisti, le performance sono completamente diverse, la motoristica è diversa, quindi il carro della macchina è diverso, la struttura, cioè è una macchina molto molto vocata appunto a questo genere di clientela. Parliamo quindi di alta potenza. Beh, la serie 7 parte da 210 cavalli ed arriva fino a 267 cavalli. Ma trattori di così alte potenze come si allineano con il rispetto dell'ambiente? Beh, da un paio d'anni a questa parte le normative obbligano da 170 cavalli in su ad utilizzare due tipi di tecnologie. Questa è la più nota e la più performante in termini di emissioni, che è l'utilizzo di urea, quindi la famosa AdiBlu, se ne sente molto parlare. E questo, oltre che rispettare tantissimo l'ambiente, abbiamo visto, abbiamo avuto diversi riscontri da diverse macchine in campo, c'è un notevole risparmio ora di carburante. E questo per appunto trattori di questo livello, con attrezzature di un certo livello, diventa uno dei motivi, dei life motive, come si dice. Esatto, quindi adesso amici agricoltori noi ci spostiamo per vedere nello specifico la serie 6 e la serie 7. Thank you.
Mi trovo in compagnia di Paolo Magagnotti, benvenuto Battina Green Forma. Buongiorno. Tu ti occupi delle vendite nell'area della provincia di Mantova, giusto? Sì, esatto. E oggi parleremo di Deutz Fahr. Più nello specifico iniziamo dalla serie 7, quindi ci accompagni in cabina? Andiamo. Andiamo. Qui Paolo siamo appunto nella cabina del 7250 Deutz e vedo che i comandi sono tutti controllati elettronicamente grazie a questo monitor. Esattamente, sì. Questa è una macchina TTV, ovvero trasmissione continua. La macchina è controllata tranquillamente con questo monitor qua, sul quale si possono impostare tutte le funzioni principali che poi la macchina va a eseguire. Mostriamo quindi qualcosa ai nostri telespettatori. Esatto, qua abbiamo un iMonitor 2 di seconda generazione completamente touchscreen. Possiamo andare nella prima videata ad impostare le velocità della macchina che noi vogliamo eseguire, dandogli OK. Nella seconda schermata possiamo vedere il sollevatore. Vediamo tutte le possibili operazioni del sollevatore posteriore. Nella terza, l'idraulica della macchina. Nella quarta, le sequenze ripetitive. Molto importante, noi possiamo andare a memorizzare sulla macchina le funzioni che andiamo a ripetere tutte le volte che facciamo una manovra a fine campo. A fine campo dopo andiamo a ripetere con questo tasto le funzioni che abbiamo fatto prima, con un semplice bottone. Ne facilita il lavoro. Esattamente. Nella quinta vediamo la SM, l'innesto della DT e il bloccaggio del differenziale. E qua andiamo a impostare i tasti rapidi che abbiamo qua alla nostra destra. È un monitor molto intuitivo che ti permette di far tutto proprio. Esatto, molto intuitivo e molto semplice. E invece alla tua destra? Alla mia destra abbiamo questo joystick completamente ridisegnato, molto confortevole, sul quale appoggiamo la mano e riusciamo a gestire l'avanzamento della macchina, riusciamo a gestire il sollevatore e le principali funzioni dell'idraulica. In parte c'è sempre la PTO, poi proseguendo. Ovviamente, un plus delle macchine Summer Deutz Fahr è che appunto tiene uguali i colori su ogni modello di macchina. E Paolo, questo allestimento è presente solo nella serie 7? No, è possibile avere lo stesso allestimento sulla serie 6 di Deutz Fahr. Ci accompagni quindi a vederla? Sì, andiamo. Andiamo. Amici agricoltori, dietro di noi il Deutz Fahr 6 160 cavalli. Abbiamo detto che l'allestimento della cabina, Paolo, è uguale a quello della serie 7, giusto? Esatto, sì. Quindi troviamo sempre il monitor. Sì, l'iMonitor 2, la cabina Maxi Vision. Ok, e che caratteristiche ha questo trattore della serie 6, quindi? Allora, medio potenza? Sì, la macchina in questione è una serie 6 160 cavalli, 4 cilindri, qua abbiamo molta potenza, ovvero 160 cavalli, però abbiamo una macchina compatta, quindi è molto adatta per i lavori di finagione, l'abbiamo allestita con un sollevatore anteriore e con una PTO anteriore. E per quanto riguarda invece il comfort in campo e in strada? Per quanto riguarda il campo abbiamo un ponte anteriore sospeso, per quanto riguarda la strada abbiamo in aggiunta una cabina sospesa con sospensione pneumatica. Grazie Paolo per essere stato qui con noi. Grazie a voi. E amici agricoltori, noi ci vediamo la settimana prossima con Battina Green Forma e vi ricordo che mancano 41 giorni al 30 novembre, data molto importante dove festeggeremo il 45esimo anno di attività della Battina Agri.